Buongiorno a tutti, io sono Angela e tu sei sul mio canale Tutto dal Web. Sta succedendo veramente una bufera per quanto riguarda l'ultimo televoto andato in onda nella casa più spiata d'Italia. Antonella Fiordalisi vince con il 45% di voti contro Oriana Marzori, ma ci sono dei dubbi e delle ombre su questa attendibilità. Ma vediamo nei dettagli che cosa è accaduto. A sganciare la bomba è stato proprio il suo ex fidanzato Francesco Chiofalo, che a casa Pipo ha dato delle notizie veramente un po' shock. Infatti lui insinua che il 45% dei voti a favore di Antonella potrebbero provenire da bot cinesi e francesi. Queste le parole di Chiofalo. Se Antonella comprava i follower, beh, io questo non lo so, dice Francesco. Sta cosa però che lei è la preferita del pubblico è un po' strana. Mi hanno scritto in privato delle persone dicendomi che hanno comprato bot cinesi e francesi per conto di Antonella. Girano questi messaggi sul web, ora non so però se sono degli haters. Quindi, secondo Francesco, i ragazzi non solo perché sono in tantissimi a pensare che ci sia qualcosa sotto questo verdetto che ha annunciato la vittoria della Fiordalisi, ci sarebbe lo zampino dei bot cinesi e francesi. Se Francesco Chiofalo, infatti, ne è fermamente convinto. Sempre Francesco Chiofalo lancia la bomba. Edoardo Donna Maria è cornuto perché lei stava con Gianluca Benincasa quando si è messa insieme a Edoardo. Beh, sì, solo due cornuti, dice lui. Che ti devo dire? Lei si vergognava di Gianluca perché non aveva titoli e non è nessuno nemmeno sui social, e questo è una bruttissima cosa. Voi che cosa ne pensate, ragazzi? Scrivetemelo nei commenti. Lasciami un like se ti va e iscriviti al mio canale. Ciao e alla prossima!